Parrucchieri e centri estetici saranno tra gli ultimi a riaprire a partire dal 1 giugno. Giuliano Rusiello è titolare di un salone di Montesilvano e insieme ad altri operatori della bellezza ha sottoscritto un appello diretto al Premier Conte. Lo Stato deve dire perfettamente, la profilassi per poter gestire il nostro salone contro questo virus che è invisibile e lo sappiamo tutti. Fatto questo, ci dà la possibilità di riaprire, perché se tu mi fai riaprire a giugno, allora già in questi mesi, e si è sentito, io non voglio dire ho visto, si è sentito che la storia che ci ha bloccato nella nostra esecuzione lavorativa ha permesso a molti di andare casa per casa. E quindi, se pensiamo alla salute, andare casa per casa a servire qualcuno può generare ancora di più l'accelerare dell'espandersi di questo virus. Le misure adottate finora non bastano a salvare il settore e molte attività, non riuscendo a far fronte alle spese, rischiano di non riaprire proprio. Non saremmo qui a discutere se ci fosse stata un'azione diretta, concreta, sin dall'inizio, ma anche nel mentre di questa storia concreta dello Stato. Allora, non si può pensare di congelare i pagamenti, perché ciò che congeli poi un giorno si scongelerà. Quindi ci troveremmo di fronte a un discorso di, non voglio stare qui a dire bollette affitto, a un accumulo di pagamenti da effettuare, che sono stati già, che dovevano essere già stati fatti, quindi parliamo di marzo, aprile e maggio, e poi tutto quello che verrà successivamente della riapertura. Quindi quante aziende si troveranno in difficoltà? Questo non è un aiuto concreto. Tu me li blocchi e me li cancelli. Questo è un aiuto concreto. Nella mia attività le 600 euro sono un pagare veramente 2 giorni di attività, di costi. Se pensiamo solamente che il mio salone costa 1 euro al minuto quando è effettivamente produttivo, ha i suoi costi 1 euro al minuto, quindi come facciamo? Anche i parrucchieri chiedono di poter riaprire, con metodi di precauzione adeguati, così come organizzato per gli altri settori. Come un dentista può curare un dente e fare uscire una goccia di sangue, anche noi con le nostre lamette, con le nostre forbici possiamo generare una ferita dove abbiamo la stessa cosa, il contatto col sangue. Quindi mi rendo conto che la mia attività è simile alla sua, però forse il dentista ha un'associazione più forte, una situazione più forte del parrucchiere.